Una mediateca con vista sulle colline della Valdera a Peccioli, nella struttura collocata al lato dell'anfiteatro di Fonte Mazzola, l'inaugurazione della nuova biblioteca che nasce grazie anche alla donazione del professor Nesti, 16.000 volumi dedicati soprattutto alla sociologia delle religioni. La tradizione culturale e letteraria di Peccioli si rinnova con questo appuntamento, un'inaugurazione che sicuramente si è resa necessaria visto anche il numero sempre crescente di volumi che vengono messi a disposizione dei cittadini. Ma sì, quello che inauguriamo oggi è intanto questo edificio che l'abbiamo utilizzato senza ancora inaugurarlo in maniera definitiva. Però abbiamo aspettato questa occasione perché c'è il professor Nesti, che è un amico personale, ma che è un amico del Comune di Peccioli, un grande sociologo, e ha 15.000 volumi che ha voluto donare al nostro comune e li abbiamo collocati in questo spazio, dedicando ovviamente il nome alla biblioteca e all'archivio Arnaldo Nesti. Quindi, questo ovviamente rafforza non solo il rapporto nostro con questo grandissimo studioso del secolo passato, ma in qualche modo è un contributo anche a rafforzare una presenza artistica e culturale del Comune di Peccioli nella nostra zona. Quindi sempre di più questo luogo sta diventando un centro di dibattiti, di incontri, come è stato fatto nei mesi passati e come stiamo programmando per i prossimi mesi. Quindi un centro di cultura. Qui ci saranno giornali, ci saranno 6 iPad a disposizione dei cittadini che potranno vedere tutti i giornali più importanti nazionali in tempo reale, e quindi di questo ci saranno spazi per ascoltare musica, quindi sarà una vera e propria biblioteca evoluta. Ecco, la tipologia invece di testi che sarà possibile trovare qua sono prettamente storici o magari è abbastanza eterogenea l'offerta? Ma l'offerta è eterogenea, poi la cosa da segnalare è che qui abbiamo della collezione Nesti ben 600 volumi sulla Toscana, tutti sulla Toscana. E poi questo è in rete con Bibliolandia, quindi da qui è un terminale da cui possiamo accedere non solo ai nostri volumi, ma a tutti i volumi collegati con Bibliolandia, e questi nostri volumi e questa biblioteca donata da Arnaldo Nesti sarà in rete con Bibliolandia. Ecco, come giustamente ricordava, questo spazio è stato utilizzato anche per incontri, per dibattiti. Ecco, vogliamo ricordare a chi se li fosse persi quali sono stati gli appuntamenti che hanno contraddistinto questa struttura? E abbiamo avuto incontri molto importanti, coordinati da Luca Sofri, abbiamo avuto persone come Formigli, Concetta De Gregori, Mattia Feltri, abbiamo avuto attori importanti come Favino, come Lavia, che hanno parlato della loro attività, della loro produzione. Quindi è un centro di dibattito a tutto tondo su tutti i temi, dalla politica nazionale e internazionale allo spettacolo, alla cultura in senso lato. Ecco, per concludere, questo spazio sarà usufruibile dai cittadini in che orari, in che modalità? Ma stiamo lavorando perché sia utilizzabile sempre dai cittadini con un ingresso controllato in remoto. Quindi dovrebbe uno con una tessera acquisita e riconoscibile, dovrebbe venire qui quando vuole, utilizzare i servizi, prendere e andare via. Ovviamente poi ci saranno momenti in cui c'è anche il personale nostro, ma anche fuori, quando non c'è presidio del nostro personale, il presidio dovrebbe essere fatto in remoto con una tecnica molto complessa che abbiamo messo in campo per questo e non solo per questo edificio, che permette di poterci venire in qualsiasi momento. Questi volumi nascono dalla mia biblioteca. Ma la biblioteca mia nasce un po' dall'attività di professore, quindi come professore ho usato per anni per me e per gli altri questi libri. E poi sono nati da incontri, acquisti, interessi, la storia della vita, i libri e la storia della vita. Ecco, quindi che tipo di offerta può trovare adesso il pubblico pecciolese e non solo, ovviamente, in questa biblioteca? Che tipologia di testi ci sono e come è stata anche un po' pensata questa collezione di libri? Soprattutto vorrei sottolineare tre aspetti. Un po' è la guida alle realtà toscane, quindi il mondo toscano nella sua omogeneità e differenza. Secondo, un interesse al fenomeno religioso in senso ampio. Terzo, il problema dei rapporti tra religione e politica, specialmente il mondo politico del Novecento. Un'altra cosa, l'America Latina. Materiali per capire l'America Latina.
E poi uno spazio sarà dato anche alle riviste. Ecco, ci può parlare anche della rivista che insomma è nata grazie al suo impegno? Allora, prima di tutto la rivista Religioni e Società, che da ora in avanti avrà sede qui a Peccioli. La rivista però sarà accompagnata da altre riviste che hanno a che fare col fenomeno religioso, arte, letteratura, storia, e che faranno da compagnia a questa rivista. Poi devo sottolineare che qui, oltre alle riviste, c'è il mio archivio, che documenta aspetti della mia vita dagli anni 50 fino a oggi, e quindi i miei rapporti, incontri, documenti, che in qualche modo rivisitano vicende della storia di una persona che ha vissuto, ha cercato di vivere in modo cosciente il dramma del tempo. Per concludere, un suo commento sul binomio Peccioli e cultura, insomma, che sembra particolarmente azzeccato. Sì, devo dire anche se i libri sono finiti a Peccioli, è proprio perché a Peccioli mi è sembrato un luogo emblematico, la provincia aperta al mondo. L'idea della mia visita a Peccioli sicuramente nasce dal contatto con Arnaldo Onesti, che ama Peccioli profondamente, che non a caso ha donato la sua biblioteca, e io, conoscendo la persona, il grande maestro che Arnaldo Onesti è per il mondo accademico italiano, ho sicuramente immediatamente sentito che Peccioli sarebbe stata veramente un luogo di grande interesse, e soprattutto, come ho potuto verificare oggi, una comunità sensibile con una rappresentanza assolutamente capace di propellere verso iniziative importanti per le nuove generazioni, e quindi ho aderito con grande gioia a questa iniziativa. Ecco, lei comunque, conoscendo Arnaldo Onesti, ha sicuramente un occhio privilegiato su quelle che sono le sue idee, i suoi testi. Ecco, sicuramente che biblioteca potranno visitare i pecciolesi con un maestro di questo spessore? Il mio contatto con Arnaldo Onesti infatti viene dal comune interesse per gli studi di sociologia della religione in particolare. Non a caso io, pur essendo vice ministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ho conservato la mia carica di coordinatrice della sezione di sociologia della religione, perché posso continuare a condurre studi e a ragionare effettivamente sulle questioni del mondo. Arnaldo Onesti ha donato una biblioteca che rappresenta sicuramente un percorso di vita, che rappresenta sicuramente un'anima vivente e palpitante, che sarà per i giovani che la vorranno consultare un grandissimo esempio, ma che non costituisce qualcosa di bloccato nel tempo, perché quando si visita una biblioteca, soprattutto la biblioteca di una persona in particolare, è chiaro che si individuano percorsi, si capisce quando la persona per esempio ha affrontato un tema, ha comprato un primo libro, poi ne ha comprato un altro, poi magari ha cambiato direzione, e tutto questo è un bellissimo esercizio intellettuale e anche, diciamocelo pure, un po' spirituale, perché naturalmente la letteratura, la lettura, le biblioteche sono effettivamente un esercizio per l'anima, per la mente, che è assolutamente fondamentale per lo sviluppo dell'individuo. Insomma, per concludere e anche per rubarle una citazione, dove c'è una biblioteca, insomma, siamo a casa, tutto è a posto. Sì, io ho citato nel mio discorso Maya Angelou, che è la grande scrittrice nera americana, che naturalmente ha portato alla ribalta internazionale la questione della segregazione razziale negli Stati Uniti, e certamente lei diceva appunto: dove c'è una biblioteca io mi sento a posto. E ho detto questo per Peccioli. Peccioli è un posto dove effettivamente le persone possono stare al sicuro, perché anche questa parte imprescindibile della crescita umana, un'infrastruttura sociale fondamentale, qui è presente, ma non è presente soltanto perché in Italia abbiamo una biblioteca comunale ogni 10.000 abitanti, che quasi appunto diventa una statistica arida, perché Peccioli ha fatto di questa biblioteca un luogo effettivamente di confronto sociale, di opportunità, di sviluppo del pensiero critico, con tanto dinamismo, che è quel dinamismo che permette a Peccioli, antichissima civiltà toscana, di essere al passo col mondo globalizzato. All'interno della ricca offerta della biblioteca di Peccioli possiamo accedere anche a delle riviste. La rivista di cui mi occupo è Religione e Società,
rivista di scienze sociali della religione. Ci tengo a dire il titolo per intero perché questo lascia intravedere proprio un'apertura interdisciplinare di una rivista che appunto è una rivista, diciamo, di studi sociali che sfrutta il fenomeno religioso come un punto di vista privilegiato per lo studio della società. Però non è esclusivo come punto di vista, perché lascia accedere anche punti di vista che appunto provengono da altre scienze sociali. Per cui avremo approcci di tipo antropologico, approcci di tipo storico, diciamo di storia delle idee in generale. La rivista è una rivista che ha una vita ormai ben lunga, siamo già all'anno 33, per cui è una rivista che io ho preso in mano quando era già solida, quando era già ben strutturata, e ovviamente il filo conduttore di tutto questo lo dobbiamo al professor Nesti, che è una personalità eclettica, una personalità culturalmente molto preparata. È un amante dei viaggi, direi che è una persona curiosa. In un numero che gli abbiamo dedicato, lo abbiamo definito proprio un nomade alla ricerca di senso, proprio perché è assetato di cercare nuovi contenuti che diano senso alla propria esistenza e a quella altrui. Dico a quell'altrui perché il professor Nesti appunto è veramente un professore, è un maestro. Io l'ho conosciuto in ambito universitario, ma direi che il suo approccio è proprio un approccio di formazione in generale, per cui non si limita mai alla pura e semplice lezione, ma va ben oltre, entra nell'animo delle persone e lo arricchisce tantissimo, e gli dà modo dà modo alle persone proprio di sviluppare il loro animo, di crescere, e questo credo che sia la cosa più bella che un maestro può fare. Ora ha deciso di portare qui le sue cose, ha deciso di portare qui i suoi libri e ha portato qui appunto la rivista, che avrà sede in questo luogo, si svilupperà attorno alla rivista un centro culturale dove avremo modo di fare iniziative e di creare occasioni di approfondimento. L'editore Serra, che appunto si occupa ormai da 10 anni di curare la nostra e di pubblicare religioni e società, ha intenzione di arricchire questo centro con l'apporto di dei numeri di altre riviste che potranno entrare appunto in contatto e in dialogo con la nostra, per cui diciamo un'ulteriore occasione di dialogo interculturale, di approccio poliedrico alla cultura, sempre nel rispetto appunto di quello che è l'animo del professor Nesti.